ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Chiuse le indagini sull'omicidio che il 13 febbraio scorso sconvolse la comunità di Lanciano in provincia di Chieti. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Ramleto Petrosemolo, l'uomo di 70 anni che sparò 13 colpi di pistola contro Francesco De Florio De Grandis, l'ex imbianchino di 72 anni, chiamato da tutti Cicillo, che stava camminando sotto casa forse per raggiungere la fermata dell'autobus e dirigersi in chiesa per la Santa Messa Domenicale. 13 colpi esplosi dal vicino, 4 i proiettili che hanno raggiunto alla schiena De Grandis, quello fatale, alla base del collo. Il giudice ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 5 dicembre. In quella sede si deciderà l'eventuale rinvio a processo che sarà celebrato in corte d'assise. L'imputato, detenuto nel carcere di Villa Stanazzo, deve rispondere di omicidio volontario con l'aggravante di aver portato con sé sulla strada due pistole semiautomatiche al fine di commettere il reato, un'accusa che potrebbe costargli l'ergastolo. Petrosemolo, reo confesso, la mattina del 13 febbraio è stato fermato dai carabinieri dopo circa un'ora dal delitto. Aveva spiegato di aver commesso il terribile gesto perché la vittima spesso lo stuzzicava quando lo incontrava. Una sorta di ossessione quella dell'uomo, regolare però il porto d'armi. La moglie di Cicillo e i suoi tre figli attendono giustizia e, difesi dall'avvocato Fabio Palermo, si costituiranno parte civile.